Contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne, la povertà e l'abbandono sociale con azioni mirate all'inclusione e al contrasto dei fenomeni devianti sono le finalità del manifesto della rete dei piccoli comuni del Welcome promosso dalla Caritas di Benevento e al quale ha aderito anche il comune di Larino. Vediamo. Innovare le pratiche di welfare locale per contrastare la povertà e l'emarginazione sociale, rispondere alle grandi sfide del nostro tempo. Larino è il primo comune in Molise e il 20° in Italia ad aver aderito al manifesto dei piccoli comuni del Welcome, promosso dalla Caritas di Benevento, attraverso il consorzio Sale della Terra, che raggruppa numerose imprese a carattere cooperativo e si occupa di progettazione sociale. Direttore del consorzio è Angelo Moretti. Portare nuova vitalità nei piccoli comuni e un nuovo protagonismo politico in Italia, perché secondo noi il 70% dei comuni italiani sono appunto comuni sotto i 5.000 abitanti, ma non vengono trattati per quello che concretamente possono avere ed essere. Cioè una visione politica del mondo e dell'accoglienza e del welfare totalmente innovativa. Secondo noi da qui riparte l'Italia. Nell'occasione ha fatto tappa nel centro frentano il camper Ventotene ed è stata organizzata un'intera giornata suddivisa in due sessioni di studio rivolte agli amministratori locali, alle reti del terzo settore, alla cittadinanza. Il comune di Larino ha deciso di aderire alla rete dei piccoli comuni in un momento storico particolare, a pochi giorni dall'approvazione da parte del governo Conte del decreto sicurezza. Siamo di fronte ad una scelta importante, dobbiamo decidere se essere un comune accogliente non soltanto rispetto al problema dei flussi migratori, ma rispetto a una serie di problemi. Un comune accogliente è un comune accogliente con le persone in povertà, con le persone disabili, con gli anziani, con i disoccupati e con i migranti. Il manifesto è incentrato su proposte concrete studiate per i piccoli comuni che costituiscono l'ossatura fondamentale del paese, partendo dalle criticità più frequenti come il rischio spopolamento e il progressivo abbandono del territorio. Si intende agire per introdurre nuove opportunità in ambito sociale, reddito di inclusione, budget di salute per soggetti svantaggiati e diversamente abili, accoglienza diffusa dei migranti sotto forma di reti SPRAR, riduzione del digital divide, contrasto al gioco d'azzardo e alla ludopatia, rispetto dell'ambiente e valorizzazione del turismo sociale sono alcune delle azioni messe in campo per favorire un'inversione di tendenza e contrastare la solitudine e il degrado sociale, una serie di servizi che si pongono in relazione sinergica per contribuire a realizzare un vero e proprio welfare di comunità a misura di cittadino. Entrando in questa rete ci impegniamo a proporre una serie di iniziative contro lo spopolamento e per un'inclusione a 360 gradi di tutti i cittadini bisognosi.